Federica e Andrea di Resilient Gap hanno fatto una Zero Waste Challenge. Cos'è e come si fa? Dunque, una Zero Waste Challenge è una sfida a produrre il minor numero di rifiuti possibile nel maggior tempo possibile, tramite tutta una serie di piccoli accorgimenti che vanno a cambiare la routine e l'organizzazione delle giornate di chi decide di cogliere questa sfida. E come si fa questa Zero Waste Challenge? L'unica regola vera e propria di questa sfida è il fatto di produrre unicamente rifiuti di tipo organico compostabile, quindi andare a cercare di ridurre tutti gli imballaggi di plastica, indifferenziati e di carta che si utilizzano nel corso della giornata. Quindi si va a guardare con criticità ogni azione che produce rifiuti e vedere come si può quell'azione fare in altro modo, in maniera meno impattante e migliore per l'ambiente. Gli ambiti della nostra vita che producono il maggior numero di rifiuti sono per esempio il momento dei pasti o il momento in cui ci si lava, quindi tutto l'ambito dell'igiene. Per consigli molto più specifici e per sapere come fare anche voi ad intraprendere una Zero Waste Challenge, potete seguirci sulla nostra pagina Facebook Resilient Gap, dove abbiamo già scritto diversi degli accorgimenti che abbiamo raccolto in questo periodo e presto scriveremo anche un testo riassuntivo per chiunque voglia cimentarsi in questa sfida. Grazie mille. Niente, grazie a voi.